facciamo la challenge con lo scivolo. Facciamo lo scivolo estremo. Io mi lancio di testa, vediamo chi lo fa meglio. Sì. Let's go, let's go. Ok, sei pronto? 3, 2, 1. Aspetta, aspetta. Cosa c'è? Qualcuno dietro là. Cavoli, è vero? Aspetta, non facciamoci vedere. Cosa ci fa qua nel parco? Oh no. Non farti notare, non farti notare. Vieni dietro. Sta facendo lo scivolo, guardalo. Ma ci avrà visto. È lui, è un hacker. Ma ci avrà visto? Boh, ha guardato verso di qua. Sta andando. Guardalo. Guardalo là, guardalo là. Io direi di seguirlo, cosa ne pensi? Sì, seguiamolo. Vai, 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 vai. Non farti notare, non farti notare. Dov'è, dov'è? Lo vedi, dov'è? Ma forse di qua lo vedi meglio, guarda. Dobbiamo stare attenti. Segui, segui. Qua. Sta facendo tutto l'altro parchetto. Seguiamolo, seguiamolo. Let's go, let's go. Vai, 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 vai. L'abbiamo perso. Perché ha fatto già un po' di strada, ancora non lo vedo più. Qua non si vede. L'ho visto, l'ho visto. Eccolo, 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 lì, lì, lì. Scorriamo. Sta andando dritto in quella strada, vedi? Sì, sì, sta andando in mezzo alle campagne. Ok, seguiamolo. Abbiamo perso, deve essere là in fondo, guarda. Però andando anche giù di qua. L'hai visto? Sei qua, fatti vedere. Sì, sì. Andiamo, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Eccolo, ecco, sta andando. Non ci siamo, lo perdiamo. Guardalo, guardalo, guardalo. Devo farti notare. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo, seguiamolo. Allora, un covo. Ragazzi, come avevo intuito, qua sotto mi sa che si nasconde il covo degli hacker, ok? Let's go, let's andiamo. Go. Andiamo. Oh oh, è un po' stretto per me. Ehi ragazzi, abbiamo deciso che ci vado io, perché sono più magra e quindi ci entro. Sì, sì, è meglio, forse io devo fare anche una dieta, che ne dici? Let's go, aspetta. Ti voglio dirti una cosa importante. Volevo dirti che io ho installato l'app, la spy cam, e tu dentro lo zaino hai una telecamera di spia. Appena entri dentro nel covo, se riesci ad arrivarci, piazzala da qualche parte, che così io posso seguirti. E se ci sono problemi, chiamami subito, perché io sono all'allerta. Rimango qua di guardia, ok? Perfetto, rimaniamo in contatto. Ok, let's go. Yeah. Aspetta, devo abbassarmi. Qua sotto c'è una scala. Oh my god. Cosa c'è qua sotto? Ehi, ecco, è passato di qua l'hacker. Oh my god. Let's go! Oh, passo! Passo, devo fare tutto questo tunnel per arrivare in fondo. Ok, andiamo! Ehi, ma è stretto! Ma come ha fatto a passare quella che... Ma c'è una luce laggiù! Ok, sono arrivata! Ehi, devo stare attenta! Qui c'è qualcuno. Oh my god. Eccolo. Lui. Devo cercare di capire cosa sta facendo. Speriamo che lui mi scopra. Sta lavorando in qualche file segreto. Sicuramente vuole cercare di scoprire i nostri file. Ehi ragazzi, sono arrivata fin qui. Ma secondo voi cosa dovrei fare? Cercare di scoprire cosa sta facendo l'hacker? Se sta cercando di scoprire i nostri segreti? Oppure scappare, tornare indietro? Ma mettetelo nei commenti. Ehi. Sì, sono arrivata fino qua. Sono arrivata al covo degli hacker. Lui è dietro di me. Al momento ce n'è solo uno. Ma sta scoprendo qualcosa sicuramente, perché è lì che sta cercando di schiacciare, di fare qualcosa per aprire dei file. Ok, 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 ok. Ma sta calma, sta tranquilla. Tu hai la telecamera nella borsa. Cerca di piazzare la telecamera da qualche parte, in modo che io attivo l'app per controllare, così vedo che cosa sta facendo, ok? Tu cerca di distrarlo. Sì, sì, è quella, è quella, è quella. Cerca di distrarlo, ok? Ehi, come faccio a distrarlo? E cerca di mandare, che ne so. Ah, guarda, nella borsa hai una pallina. Lanciagli la pallina in modo che lui va a capire che cosa sta succedendo e si allontana, ok? Questa? Sì, 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 quella. Ok. Adesso cerco di mettere questa microcamera vicino lì sul tavolo. Vado. Devo stare attenta. Ci sono. Ecco, telecamera messa. Fammi scoprire, veloce. Ok ragazzi, ci siamo. Vediamo dove l'ha piazzata. Vedo già l'hacker. Fatto quanti fischi, ma non riesco a superare questo network.
perché ragazzi, l'hacker sta cercando di fare qualcosa di assurdo. Adesso lancio la pallina, così lui si allontana e io vado a spiare che cosa sta facendo nel computer. Che sta succedendo? Ehi, non fare presto. Cos'è che sta guardando? È nella protezione della casa, ma ancora non c'è riuscito. Una scheda di memoria. Ehi, non ti parli. Ehi ragazzi, mi ha scoperto. Vieni qua. Può scappare. Papà, in fretta. Arrivo. Ehi, let's go, scappiamo. Scappiamo. Muoviti. Ci stanno seguendo, ci hanno scoperto. Ho visto. Stanno scoperto. Muoviti, veloce. Vai, via. Corri, vai, scappiamo. Via, let's go. Corri. Cavoli. Andiamo. Maledetti. Oh, ci sta seguendo. Vai. Prima di unboxare la scatola, vi leggo quello che c'è scritto in questa lettera che è stata spedita direttamente da Reflex. Ottimo lavoro ragazzi, sono Reflex. Vi sto seguendo attentamente nelle vostre vicende che da giorni ormai vi perseguitano. Gli hacker stanno aumentando giorno per giorno e hanno creato vari punti di ritrovo in tutta Italia. I loro obiettivi sono molti canali YouTube da oscurare, ma l'obiettivo principale del loro progetto è quello di arrivare ai vostri file segreti che io tempo fa ho salvato per voi. Senza i vostri file non potranno mai raggiungere gli altri obiettivi, quindi voi siete le prede preferite e fondamentali di tutti gli hackers. A breve torneranno nella vostra abitazione per cercare di controllare i vostri movimenti e per capire dove tenete nascosti i file segreti. Posizioneranno microcamere e microspie per monitorarvi 24 ore su 24. Quindi vi consiglio già da ora di provvedere a difendervi da questi attacchi. Ormai siete stati arruolati da me e siete ufficialmente degli spy ninja. Yeah! A breve vi farò vivo. Ah, dimenticavo, nella mystery box vi ho lasciato dei gadget iniziali che un vero spy ninja deve possedere. Fate attenzione che la bussola è collegata con me, il vostro Reflex. Quindi ragazzi, a quanto pare Reflex ormai ci ha arruolato nel suo esercito di spy ninja e sicuramente col tempo ci manderà un sacco di materiale che noi unboxeremo nel nostro canale per condividerlo con voi. E quindi ragazzi, se siete arrivati fin qua, commentatevi che cosa ne pensate e soprattutto lasciateci un like. E è anche importantissimo, iscrivetevi al canale. Ecco subito la bussola che diceva Reflex. Questa è praticamente una bussola digitale che è strettamente collegata con Reflex, ma questo lo vedremo sicuramente nei prossimi video. E poi ci sono anche le radio, perché ci dobbiamo tenere in contatto se succede qualcosa, che siamo lontani dalla nostra macchina o che siamo lontani tra di noi, quindi wow, sono indispensabili per noi spy ninja. Yeah. Oh my god, guys, ragazzi, la fionda di Reflex. Wow. Questa fionda qui è strutturata proprio per essere messo sull'avambraccio. Si può appoggiare la fascetta, che è praticamente tra il cuoio e la plastica. Ci sono praticamente gli elastici che sono molto resistenti. Questo sicuramente è un oggetto molto utile per poterci difendere dagli attacchi hacker. Ma sicuramente dovremo fare qualche esercitazione in più e magari faremo qualche challenge. Oh! Oh my god! Rocket! Questo lo utilizzeremo nelle nostre challenge e, se è il caso, andare a infiltrarsi dentro il covo degli hacker. Cosa ne pensate? Mettetelo nei commenti! Ma questo è quello che funziona ad acqua? Yes! Wow, quindi ci possiamo installare anche sulla telecamera? Sì, e quindi vediamo dove va a finire e scopriremo un sacco di cose. Spiamo gli hacker dall'alto. A proposito di telecamere, c'è scritto che ci hanno mandato 5 telecamere da installare nelle nostre abitazioni. Ne abbiamo 5 e ne piazzeremo in varie zone della nostra casa per poterci difendere dagli attacchi degli hacker. Let's go! Andiamo a installare le microcamere in vari punti della casa e cominciamo proprio da quassù, dalla porta. Ecco, adesso si sarà la telecamera con l'autoadesivo, quindi verrà fissata. Ecco. Ragazzi, la seconda telecamera la installiamo qua in alto, che inquadra tutta la parte di questa rampa delle scale. Ne mettiamo un'altra in questo punto e sarà di fronte alla nostra porta. E ancora un'altra qui che riprende l'entrata. E con queste siamo a 4. L'ultima la mettiamo proprio qua, che guarda verso il cancello di entrata, in alto. Yeah, il cancello lì, così riusciamo a vedere se entra qualcuno. Opera finita, direi. Al momento abbiamo installato 5 telecamere, che sono quelle che ci ha mandato Reflex, e diciamo che ci stiamo tutelando in qualche modo nella nostra abitazione. Quindi abbiamo installato una telecamera all'entrata e altre 4 telecamere sulle scale e anche nel portone d'ingresso. Adesso, come potete vedere dallo schermo sul desktop, ho installato l'app per poter gestire tutte le telecamere che abbiamo.
Voi ne vedete solo 4 perché la quinta ancora non l'abbiamo attivata per problemi tecnici, ma comunque lo faremo tra pochino. Quindi ragazzi, guardate, Camp 1, la 2, la 3 e la 4 sono state correttamente installate e quindi il nostro sistema ora le sta rilevando. È importante sapere che queste cam hanno un rilevatore di movimento e quindi qualsiasi persona, qualsiasi cosa passerà da queste telecamere e noi saremo avvertiti con un allarme e anche una chiamata telefonica. Ehi Gio, guarda che bella questa fionda. Vedo. Guarda che c'è dentro la scatola. Dobbiamo allenarci perché questa servirà per la prossima challenge. Ti devi allenare molto lì, Ehi, cos'è? Oddio mio. L'allarme delle telecamere, corriamo, dai, corri, vieni, vieni, vieni. Ehi. Oh mio Dio. Ehi. Guarda. Oh my God. È l'hacker. Sta entrando, guarda. Ma come ha fatto a entrare da lì? Ha scavalcato, maledetto. Sì, eccolo. Eccolo lì. Maledetti. Cosa sta facendo? Beh, qua dovrà fermarsi perché la porta è chiusa, è blindata. Che fa? Ehi. Ma non mi dire. Sto cercando di entrare. Sto cercando di entrare. Come ha fatto ad aprire sta porta? Pazzesco. Che intenzione avrà? Guardalo, che tizio. Questo non l'ho mai visto, questo tipo di hacker. Molto strano. Oh, cavolo. Sta salendo. È qua dietro. È dietro la porta. Dobbiamo prepararci. È dietro la nostra porta. Guardalo, guardalo. Sta aprendo la porta, sta aprendo la porta. Andiamo a vedere. Ehi, nascondiamoci dietro il divano. Sì. Oh my god. Ehi, Gio, silenzio, perché sta per entrare. E però prepariamo un piano d'azione. Non te l'idea. Sai che facciamo? Aspettiamo che entra, se riesce ad entrare. Perché se è riuscita ad entrare nella porta blindata del palazzo, sicuramente riesce a sfondare anche questa porta. E quindi ho un'idea. Prendiamo un telo e appena entra lo catturiamo. Ci stai? Sì, ci sto. Mi sa che è dietro la porta. Oh mio Dio, sta nel cassetto. Andiamo. Sei pronta per la tecnica del lenzuolo? Sì. Al mio tre, partiamo e lo catturiamo. Sì, facciamolo. Let's go. 3, 2, 1. Ehi, il localizzatore mi dice che H99 è entrato nell'obiettivo, però c'è un problema. Cosa è successo? È stato catturato quello stupido. Oh no, dannazione, come ha fatto quello stupido a farsi catturare? Non ci doveva, e ora cosa facciamo? Stai calmo, i due scaminja questa volta se la sono cavata bene, ma io gliela faccio passare liscia, sai? Ehi, solleva la testa. Come ti chiami? H99. Ehi ragazzi, l'abbiamo catturato e ora qui legato. Ehi, redimi il tuo nome. H99. Sei sicuro? Gio, cosa ne pensi se facciamo la macchina della verità? Sì, è meglio, anche perché secondo me sta mentendo. Sì. Ho un'idea, Leo. Che ne dici se azioniamo subito il drone e il tubi laser? Sì, ottima idea, capo. Le mie idee sono sempre ottime. Ragazzi, facciamo subito la macchina della verità. Con questo ingegno, ora andiamo a capire subito se ci sta dicendo la verità o meno. Vero? Ho l'impressione che non vuoi parlare, eh? Ehi, è meglio per te che collabori con noi, ok? Guarda la cosa c'ho. Li vedi quei nunchaki? Se non vuoi che vengano utilizzati su di te, è meglio che collabori, Jack. Come hai detto che ti chiami? H99. Facciamogli la macchina della verità. Quindi ci pensi tu? Ok, capo, azionati i motori di azionamento. Ok, ora attiva subito il sistema di ricerca satellitare. È fatto, capo. Ottimo lavoro. Ehi, il drone ha già raggiunto la zona e ha anche localizzato l'edificio. Ottimo, ottimo. Questi due idioti non hanno idea con chi hanno a che fare. Ok, H99, vediamo se è vero quello che dici. Mantieni questi due tubi, 1 e 2. Mani legate, non ti muovere perché non mi fido di te. Tienili sollevate, ok? Colleghiamo subito la nostra macchina della verità. Ho regolato i parametri, sono già tutti quasi a posto. Ok. Facciamogli subito la prima domanda. Siamo pronti. Allora vediamo se il nome H99 è vero. Come ti chiami? Ripeti il tuo nome. H99. Ok, ha detto la verità. Ok, a quanto pare H99 si trova sul retro dell'edificio. Vado subito a localizzarlo. Ok, finestra sul retro localizzata. Facciamo la seconda domanda.
Quindi sei un vero hacker? Sì, sono un vero hacker. Verità. A quanto pare quest'hacker è abbastanza onesto. Ok, allora facciamogli domande un po' più particolari. Ehi, Hack99, ma in quanti siete nella vostra organizzazione? Non sono io. Questa cosa non mi convince. Menzogna. Ehi, ci stai mentendo? Li vedi questi? Sono pronto a usarli. Sì, scusa, ti ho subito la verità. Sarà meglio per te. Quindi, vuoi dirci quanti siete nella vostra organizzazione? Nella nostra organizzazione siamo più dei numeri che io so contare. E ci stiamo allargando in tutto il mondo. E nell'organizzazione io sono soltanto una recluta. Vediamo se dice la verità. Ok, ha detto la verità. Sei troppo forte, amico. Ora avvicinati alla finestra. Facciamo la centratura dell'obiettivo. Ti ho fatto capo. Io quanto mi piace quando parli così. Ma dimmi una cosa. Per quale motivo tu indossi questa maglietta rossa, a differenza di tutti gli altri hacker che fino ad oggi ho conosciuto? Questa maglietta rossa è la mia preferita. Allora io te la faccio togliere. No, no. Sì, sì, prendi il taglierino che gliela togliamo. Sì, prendiamolo. Così impari a entrare in casa mia. No, no, sì, no. Sì, toglila, toglila. 3, 2, 1, go! Ah, oh. La tua vecchia maglietta. Ok, capo, soggetti localizzati. Ci sono le finestre chiuse. Cosa faccio? Fammi pensare. Ok, utilizza la pompa a sistema ridotto. Questa ci permette di sfondare subito la finestra senza fare danni in giro per tutto il palazzo. Quindi a quanto pare penso di aver capito che la vostra è un'organizzazione abbastanza grossa e avrete sicuramente un capo che vi gestisce, vero? Di la verità, parla, rispondimi, di la verità. Sì, di la verità, sennò sarà peggio per te. Ehi, ti conviene parlare? Ok, Silvia, prendi il nunchuck. Sì, vado a prendere. No, 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 dirò tutto. Ok. Il nostro leader vive in America. Dove? Non posso dirtelo. Parla, dove vive? Vive in California. Vediamo se dice la verità. Ok, dice la verità. Ok, capo, ci sono. 3, 2. Il vostro obiettivo è chiudere YouTube e quindi oscurare tutti i canali? Rispondi. 1, go. Ok, capo, finestre sbloccate con successo. Grandioso, sei stato un grande. Oh, c'è un drone! Capo, i due soggetti si sono accorti del drone. E ora che cosa facciamo? Lo sapevo. Ok, ho un'idea. Spariamo i raggi di mobilizzazione, così se ne staranno per qualche minuto immobilizzati. Sei pronto? Ok, capo, procedo subito. 3, 2, 1. Oh mio, stanno sparando con il laser! Ok, capo, soggetti immobilizzati. Ok, ottimo lavoro. Adesso ci vuole il laser taglia tutto, perché dobbiamo andare a liberare quello stupido di Hack99. Giusto. Ok, capo, lancio il laser per liberarlo. 3, 2, 1. Ottimo lavoro, siamo grandi.